Ti coglione che la gente la batteria, neanche che capita energia che con la batteria picchia, ti coglione che pacchetti lì. Neanche che rompi coglione, neanche la lavo anche io anzita, me la lavo due mattina a me. Isto. Elio Paramatti, professione muratore. Anche a te, Arda, che tu mi hai dimenticato, a te, eh? Agnelletta, mi rivivo, tutta head, le co... Isto, da nostri, da nastio, da endoca, dai, doca. Sì, so perché è arrivato il diluvio, io, il diluvio. Il diluvio le ne ho già, perché io ho riempito la tesserina, i bollini delle bestemmie. Te ti dico, sì, tutti i giorni mi tocca saraccare a me, tutti i giorni, con il bioarchitetto. Sì, adesso non è più architetto normale, è il bioarchitetto, eh? Agnelletto tutti i mattini, lui è là, là, lui là, il ven da me, lui è là, là, il ven, lui, de là, il ven da me. Boom! Al ven che, e a me ho legato il tiro al muro, sono lì che sto tirando sul muro, e se capisce mia anche oltre il paese, che andrà già a me le che la televisione, ma che me che al muro, che fa il muro, oh, sto, so. Ma so che fu il muro, viene di lui, l'architetto mi fa, non bisogna più usare quella malta con i reagenti chimici. Oggi, secondo la bioarchitettura, i nuovi requisiti del Feng Shui vanno usati dei calce naturale, terra nuda e calce con la casina, vuol dire, fa il riassunto? Non mi ha capito? Niente, non ti ecco i sentimenti, che mi te. Pissuna. Mi gode che lui la la, lui le la mahame, e mi gode, senta, allora la terra nuda ci metto la sua testa dentro che la tirerò al culo che parcheggia la mountain bike. E poi gli ho detto un'altra roba, ricordi bene che me non so cos'è la caseina, se me lo spiega lei, fa la caseina è una calce fatta con il formaggio. Ah, ho capito. Allora fui muri adesso con la calce col formaggio dentro. E poi le pantegane le tira giù lei la sera che ciucciano il muro, eh? Deficiente barbuma e asauma, caco e mia. Isto. Sono dietro a tirare l'isolante per chi fa le case, è il catrame che metti sul tetto. Sono lì che tiro l'isolante al catrame, al mio lui là, al mio lui là, ma è alla me, ma alla me, ma fa, al mar da me, al mar da me, ma al mar, grazie. Mi guarda a me e mi fa, non si usa più quell'isolante lì adesso, ci vuole la cera d'api per i tetti. Scusa un attimo, allora facciamo i muri per Topo Gigio, il tetto per la Pemaia, stiamo facendo una casa o il castello di deficienti di Gardaland? No, voglio saperlo prima! Todaro. Sono lì che faccio il tetto, quando io faccio il tetto, è un po' una mia cosa, un mio sogno infantile, vedendo il mio papà che faceva il mirado, quando faccio il tetto metto le tegole come vestire il prepuzio della casa, con le mansarde diventa il glande, il corpo e l'erezione del palazzo che finisce nei box con i maroni! E la grondaia, lo scroto della casa! Visto un momento onirico, scusate, ma... Boh, un momento in sita. Ma quando vedi andare in palazzo, mi va su proprio in... C'ho un'erezione. Morale, sono lì che metto le tegole, che è una fase delicata. Metto le tegole e lui arriva lì là, al ven l'architetto, al bioarchitetto, fa no, lì bisogna mettere il cotto fiorentino. E perché non mettiamo il crudo di Parma, godè? E anche un po' di magatello, due fette di bresaola. Ma godè, ah, ma per piacere, l'unica pietra per fare i tetti, la so, a me qual è? L'unica pietra è l'ardesia bergamasca, l'unica pietra che la gai coglioni. L'ardesia te la metta lì, alla stahe come una lì, come una lastra, la ciuccia al calore, la prende il calore dalla mattina, alle 6:30 al sole, e a mezzogiorno, alla cajajera, lo butta fuori e diventa una piastra rovente. Lui è il calvento della migrazione, alla Samia. Allora fiducioso pone le ciampette e crac crac è pronto per la polenta. In 2 minuti, sì. La settimana passata mi sono inciucciato 4 gufi, un cavaliere d'Italia, purtroppo quello sbagliato, e tre rondoni del tetto, sì, e anche una parabolica, che mi che era un'antenna, ma l'anno dopo mi ha inciucciato tutta, sembrava uno spiedino. Morale, adesso non mi ha fatto neanche peso, mi attacco al televisore, guardo il campanile e vedo tele più senza il decoder. La mia problema per me. Il problema è che me, isto da nostri denaschio, porta dentro, dum, dai, dum. Me ma devi fare 4 di mattina, mi alzo alle 4 di mattina, vado a prendere gli altri compagni di lavoro col transit, vado a prendere il Gino, al Romeo, al Franco, il Mohamed, ho preso un egiziano. Sì, non guardo in faccia la razza a me, non mi interessa, non sono razzista, basta che alla ora cazzo fa il più ansita, per me va bene a stesso. E poi ci capiamo bene, lui la mattina fa, ci capiamo bene, benissimo. La lingua uguale. Sì.
Ogni tanto anche ai suoi momenti, alla riunione di altre, ma fa. Dovrei andare a vedere Al Jazeera, fa la mia sira, le mie dita, taste che. Tra la sira a vedere Al Jazeera, mia la Jazeera, la mia sira. E poi guarda, ma un giorno mi viene lì e mi fa, sono un po' debole, fa, ecco, dea, Mohamed, allora, come questa roba qua? E cosa c'hai? Fa, c'ho il Ramadan. E fa, anche io c'ho il raffreddore, ma lavoro lo stesso, gli ho detto, non è che. Allora, già che c'hai sto Ramadan che è su mia saletta, vieni indietro al transit con la bicicletta da Dalmine a Milano, ti vedi che ti arrivi a 30 km al Venzocca, sembra cipe ciò quando vai sul ponteggio. Gavani Gambè da solo. Me alla mattina accompagna anche la piccolina, la mia bambinina, la piccolina, l'ultima Malta. Chiamata Malta perché col fratellino Ciment quando giocano insieme non li stacchi più. La piccolina la porto all'asilo alle 4, alle 4 la pianto là davanti al nido. E lei, amico, andava via, devo essere a Milano alle 6. Poi lei è brava, gli ho regalato una betonierina, lei la disnietta nel sito, la talà, e ha già riparato 3 marciapiedi e 4. E 4 arredi urbani, la fai anche la base per la panchina. La suora è contenta, cammurà una volta una gamba, l'andava via più. La brava, una bella manualità quella bambina lì. Ma arrivo giù, praticamente, ogni giorno a Milano, arrivo alle 6.45, io sono in cantiere puntuale, l'architetto è il gamia, no, lui è là, lui è là, no. Me con calama, lui è gamia là, lui è là. No, me sono là, lui no. Perché l'architetto si alza alle 9.30, sì. Perché ha detto che fa il tai chi, il saluto al sole. E me godè, salven con me, al fo fammi il saluto al sole. Saluto mal sole, deficiente. Che ti muro dentro a te. Sto da notte, ma fanno anche stasera che la televisione. Allora, che è la televisione? Sto. Aspio. Ben morale. E me godè, al saluto al sole, il padre va a fare lo spinning. Ma dica che andiamo in palestra, nel Valluca, la siamo a spinning, che avanza su una bicicletta, che avuce in tutto il dì con la musica, e la bici non si muove, se non gli metti la ruotina, la va mia avanti neanche di un ghello, neanche di un centimetro, e urlano sempre, ma spinning, gode, allora! Lui fa, ma io ho il cardiofrequenzimetro, picchetta che per il culo, gode me, cardiofrequenzimetro, che sporda deficiente, qui in cantiere te fa fa me, alta che la spinning, ta, e se qua terca, dopo ta voce da bu, neanche... Sì, ma morale è dura far capire alla gente cos'è il lavoro. L'architetto ven lì e mi dice, ah guardi, quel muro lì che avete fatto oggi arriva alle 4:30 di pomeriggio con la bretella e una medaglietta dal cicciu qua. Un cicciu qui un reg grand, me come a capicchi lei, un suo parente. Viene lì, quel muro va tolto, perché secondo il Feng Shui, disciplina orientale, toglie il rapporto luce-spazio. Mi vuol dire, se invece di togliere il muro che attacca con quel cavo corrente 380 metropolitana ai suoi coglioni e fa la loggia navivente tutto il giorno, Ali a Bajura i 40 coglioni, messo là in mezzo, non è meglio che togliere un muro che hai lavorato la mattina col Mohamed e Taldeme? Mi sono fatto anche ansietà? Pota l'uterle che a parlare, sì, ma è dura. Quella roba del cicciù ha contagiato tutti, anche il mio muratore, il Romeo, che è un pitbull, è una bestia quel ragazzo lì. L'abbiamo chiamato Crick perché quando si è sbiso la roda dal transit, lui lo prende in scossa, lo mette qua e coi denti toglie i bulloni e la cambia. Una bestia di uomo. Beh, Romeo, un dio ben lì, viene lì e mi parla, mi fa, Elvio, devo parlarti, quindi lavorando però, Romeo, perché io non mi fermo. E lui fa, ma no, c'è un problema profondo. E allora conta su. E mi dice, il problema è che mi sento, c'è un piccolo Buddha dentro di me. E mi dice, no, allora è un problema davvero, scusami. Perché non vai a farlo togliere? Magari è benigno. Cosa? E lui mi guarda, fa, non hai capito, sono diventato buddista perché voglio sentirmi più vicino al Dio. E allora fa un bel mestego, vai su, che ci sono un po' di tegole da spacchettare. Me le mandi giù col bindello del 12, vedi che in 10 minuti sei molto vicino al Dio. Dalle saracche che tiri viene giù lui a prenderti. Vabbè, sì. Neanche a me che lavori da vintaco, il cicciù adesso, ma neanche. Al cicciù, canto me, al cicciù, sì. 20 anni da lavoro con Cuyancita, ma anche è cambiato tutto adesso da arrivare alla storia del cicciù. Prima da mangiare faceva per tutti la mia fonna, la Lina, faceva una bella cariola la mattina che caricavamo sul transito di polenta, con una coscia di maiale dentro, 5 kg di verze, 2 badilate di zola e 4 rondoni tritati a velo per una dieta bilanciata. Adesso non piace più a nessuno quella roba lì, nessuno la mangia. Il Mohamed ha detto, gli abbiamo sempre raccontato su che era pollo. Ha detto, l'avete allevato dove? Il Jurassic Park, cos'è un velociraptor quello lì? E ho detto, maiale non lo voglio mangiare, magna il nota tarangia, così. Morale, le dura anche in casa. In casa è uno stilicidio. Ho detto stilicidio, un parolone, Va bene. Beh, morale è meglio di... No, però anche a te che ti avevi la maniera lì, che guarda che una volta mi di parlare con te, e te mi hai la maniera il culo per me, alla mia la maniera la capa, e mi ha sei scimio. Non so che cosa gli ho detto. Ora mai l'è andato.